Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi assomiglia. Assomiglia a un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato e scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta un'alluvione, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto smuoverla perché era stata costruita bene. La parabola delle due case ha un insegnamento per l'uomo di oggi più che mai attuale. Nel passo precedente il maestro dice: «Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico?» Chiamare Gesù Signore vuol dire riconoscere la sua vera natura e superiorità, ma non basta. Le cerimonie religiose non comportano automaticamente un cambiamento nel fedele. Cristiano non è chi parla come Gesù, ma chi vive e opera come Lui. L'Evangelista fa una distinzione netta tra chi segue il Signore a parole e chi ha i fatti. Essere cristiani, quindi, significa essere persone decise e coraggiose che vivono seguendo le orme del Maestro. Questo concetto Gesù lo illustra con l'immagine della casa costruita sulla roccia. Essa, per resistere agli agenti atmosferici nefasti, deve avere solide fondamenta. Il credente, per affrontare nella sua vita prove e difficoltà, deve essere profondamente radicato in Cristo. Deve avere profonde convinzioni e mostrare un impegno di vita senza riserve. L'Evangelista Matteo parla di un uomo saggio e di uno stolto. Quello saggio edifica la propria casa sulla roccia, mentre lo stolto sulla sabbia. Chiaramente quest'ultima casa non resisterà, perché le forti tempeste prima o poi la batteranno. Non bastano i bei discorsi, le belle parole. Se restiamo solo alla superficie dell'esperienza cristiana, non potremo affrontare positivamente le avversità che la vita ci riserverà. Il confronto con i due costruttori, uno stolto e l'altro saggio, come precisa Matteo nel passo parallelo, e soprattutto con la diversa sorte toccata alla loro opera, deve incutere serie preoccupazioni ai fedeli, smuoverli dall'indifferenza o dal lassismo che sono sempre in agguato. Buona giornata.